Bentornati al Caffè Amaranto di Via Trento Trieste, nuova puntata di A Tutto Campo. Tornato a trovarci il collega Giorgio Scioffini. Buonasera Giorgio. E ciao Fabio. Leggiamo ultimamente anche su Amaranto Magazine, diciamo. Sì, ogni tanto Andrea mi invita a fare qualche pezzo e partecipo volentieri. Senti Giorgio, allora veniamo da questo 1-1 con Alessandria, che alla fine va presa qua e c'è stata un'esultanza qua, come fosse una vittoria, perché si stava materializzando la prima sconfitta in casa, tra l'altro considerando anche la gestione di Pavanel dello scorso anno. Tu pensa che l'Arezzo ha perso una sola volta nelle ultime 19 partite ufficiali, considerando la gestione Pavanel e questa dal canto, quindi sono numeri insomma impressionanti, ed è riuscito a evitare, è vero che è il quarto pareggio consecutivo in casa, però è anche un punto che con la magia di Cutolo, diciamo, che attenua la delusione comunque di una domenica anche per l'arbitraggio un po' negativo. Sì, anche se ci stiamo un po' ammalando di pareggite, abbiamo invertito il trend delle ultime domeniche, quando erano gli altri a segnare all'ultimo minuto, erano gol dolorosissimi, perché quel ciclo terribile avrebbe anche potuto concludersi con un end plan se non ci fossero stati gli ultimissimi minuti. Insomma, si poteva fare addirittura 12 punti tra Pro Vercelli, Novara, Carrarese e Piacenza, le prime quattro della classe, quindi renditi conto, insomma, effettivamente gli ultimi minuti ci hanno scottato, per non dire bruciato, però ecco, ieri grazie al gol di Cutolo, tra l'altro un gol meraviglioso, siamo riusciti ad evitare una beffa, perché francamente l'Arezzo non avrebbe assolutamente meritato di perdere, soprattutto in virtù di un secondo tempo, secondo me, molto convincente, sotto tutti i punti di vista. A parte quello della conclusione finale, perché in effetti ci siamo mangiati due o tre occasioni, poi è stato molto bravo Cucchietti in qualche altra occasione. Il loro portiere giovanissimo ha salvato praticamente l'Alessandria, e forse invece no, il nostro ha qualche responsabilità sul gol del loro vantaggio. Eh sì, questo effettivamente, la respinta secondo te poteva fare meglio Pelagotti? Sì, perché il tiro non era di quelli impossibili da prendere, e forse si poteva indirizzare meglio più verso il calcio d'angolo. Comunque diciamo che ecco, quel gol è arrivato nel momento migliore dell'Arezzo, quando forse la squadra era un pochino sbilanciata e ha permesso al loro centravanti, al Pelato, che a noi ci punisce sempre, di ricevere la palla davanti, cioè proprio senza un avversario che lo poteva contrastare, di tirare. Non era un gran tiro ovviamente quello che ha fatto, e quindi secondo me poteva essere gestito meglio dal nostro portiere. E poi il fattaccio tra virgolette di Pelagatti, perché insomma, è stata, diciamo, una sommatoria forse di tutto quello che, diciamo, durante la partita non ci era piaciuto dell'arbitraggio, che ha spezzettato continuamente la partita, anche indisponente, no? Sicuramente era giusto il gol da annullare sul tiro di Foglia, Persano ha toccato col braccio, quindi poi Pelagatti aveva segnato, però a quel punto insomma c'era stata l'irregolarità, però nel complesso la gestione delle ammonizioni fin dall'inizio è stata un po' così negativa, e poi Pelagatti che dà una sorta di buffetto a Santini, che crolla a terra chissà simulando che cosa, e l'arbitro che era proprio a un passo estrae il rosso diretto per Pelagatti. Il signor Santoro me se l'ho annotato nel mio cartolino degli arbitraggi peggiori che ho visto negli ultimi anni. In effetti è uno di quegli arbitri che, pur non avendo preso decisioni clamorosamente importanti, ha, diciamo, arbitrato in un modo secondo me insopportabile. Perché sono di quegli arbitri che vogliono quasi far sfidare il pubblico, sfidare un ambiente, non lo so, con una serie di decisioni francamente sbagliate, perché se c'è uno dei due contendenti che tende a perdere tempo, a fare ostruzionismo, dovrebbe essere punito, perché questo ovviamente deprime lo spettacolo, e questo ha fatto il contrario. Forse anche stuzzicato, come fosse stuzzicato dai cori della curva, che magari, ecco, lo hanno fatto reagire, molti arbitri non sono in grado di fare i giudici in questo senso, e ha adottato un atteggiamento secondo me arrogante, in particolare nell'ultima parte della gara, che davvero
ha urtato il sistema nervoso di tutti, e mio personale, che io me ne ero anche andato perché non potevo più vedere far perdere tempo così. Gli ultimi quarto d'ora non l'abbiamo giocato praticamente. Io stavo scendendo le scale, non ho visto il gol di Cutolo perché ero proprio, mi era venuta la rabbia, perché dico tanto qui non riusciamo a fare un minuto, a giocare un minuto, come facciamo a pareggiare? Ci è voluta soltanto, dopo l'ho rivista ovviamente, la prodezza di Cutolo, una eccezionale prodezza da parte di Agnello, che è stato davvero grandissimo in quella circostanza, ma direi che il momento e il modo come l'ha fatto esaltano ancora di più la sua prodezza, perché praticamente aveva solo quell'attimo a disposizione e lui l'ha colto nel migliore dei modi, da campione vero. Quindi i miei complimenti a Agnello, che ha confermato di essere, oltre che un gran giocatore, uno che ha la maglia nell'Arezzo appiccicata sulla pelle, e invece, diciamo così, è davvero, devo rammaricarmi ancora una volta con questo signor Santoro, che davvero dovrebbe, secondo me, se c'era qualche commissario in tribuna, non arbitrare per un bel po' di tempo. Tra l'altro è un arbitro che aveva una statistica, un arbitro molto interventista, perché già prima di questa partita aveva, credo, 10 espulsioni nelle 25 gare precedenti, con una media abbastanza alta, e poi numerosi anche calci di rigore fischiati, e poi ovviamente bisogna vedere il tipo di gare che ha arbitrato, quindi è una statistica fredda che va presa per quello che è, però ha una percentuale di vittorie della squadra che gioca in trasferta piuttosto alta, perché aveva arbitrato 6 partite prima di questa, aveva nessun pareggio, 3 vittorie della squadra in casa e 3 vittorie della squadra in trasferta, nel totale delle sue 26 gare, anche qui più di 10 vittorie della squadra che gioca in trasferta, quindi sembra un arbitro più da squadra, sì, che gioca fuori, no? che non dovrebbe essere. Quello che ci Fabio proprio testimonia, quello che era la mia accusa, insomma, l'arbitro non dovrebbe determinare il risultato, assolutamente, poi dovrebbe essere neutrale, ma comunque dovrebbe favorire il gioco e non l'ostruzionismo. Ripeto, mi è sembrato un arbitro arrogante e davvero fastidioso, ecco, lo definirei così. Anche perché di solito dovrebbero avere l'input di favorire il gioco, no? Invece è stato troppo spezzettato anche per falli che non vengono fischiati solitamente. Ripeto, io pensavo di non poter giocare più perché in effetti non consentiva di giocare tra i giocatori che si buttavano a terra, tra i simulatori tipo Santini, perché ha fatto una simulazione incredibile in quel gesto di Pelagatti a cui è andato lui a rompere le scatole. Pelagatti l'ha soltanto toccato, quello si è buttato a terra, sembrava fulminato. E l'arbitro, che ha visto tutto perché era girato, ha espulso Pelagatti. Quella invece è stata proprio una decisione assurda e pesante, insomma, anche se poi dopo in 10 l'Arezzo è riuscito a pareggiare. Senti, visto che venivamo già anche dalla scorsa partita, dove lì ci fu ancora un episodio, però lì veramente decisivo, perché no, il rigore negato a Tassi la settimana scorsa avrebbe potuto determinare, in quel caso sicuramente sì, il risultato della partita. Quindi due gare di fila con un arbitraggio, diciamo, abbastanza negativo, e questo è un dato di fatto. Può esserci il rischio che con queste troppe proteste, no, si creino poi quegli alibi, no? Comunque che l'ambiente diventi succube, no, di credere che ci sia una sorta di complotto anti-Arezzo, anche perché credo che l'anno scorso comunque l'Arezzo è stato abbastanza favorito, agevolato nel suo percorso di rinascita. No. Non credo alla teoria dei complotti, credo agli arbitri scarsi come quello di ieri, ecco, assolutamente. Non dobbiamo fare poi del vittimismo, perché questo ci farebbe soltanto del male a noi. Purtroppo, ecco, siamo capitati negli ultime due occasioni in arbitri incapaci, secondo me, punto. Come vedi invece il momento? Siamo anche alla fine dell'anno, un anno che ha fatto nascere questa società sportiva Arezzo, una squadra che sta andando oltre ogni aspettative, perché al di là che la classifica si sta assestando, con l'Entella che ha vinto ancora, vedremo cosa farà la Pro Vercelli, diverse partite ancora da recuperare. L'Arezzo può stare in quella posizione, e se ti aspetti che la società, magari proprio alla luce di questa posizione, nonostante comunque gli investimenti siano stati notevoli fin qui, possa fare quel qualcosa per cercare di cogliere l'attimo, come dicevi. Sì, a questa squadra secondo me mancano due cose, insomma, un attaccante che è capace di sfruttare anche le occasioni che capitano,
magari anche di crearsele lui stesso. Noi abbiamo magari di fare un tipo all'Inzaghi, dico io, magari, ecco, che riesce a capitalizzare tutto il gioco che facciamo, e manca un po' di, secondo me, di peso in mezzo al campo. Ora non so se Salifu sarà in grado di recuperare, però anche qui bisogna prendere una decisione: o recupera o non recupera. Scescenetti, che purtroppo non può essere integrato, non era un colosso, però comunque aveva determinate caratteristiche. Secondo me, ecco, due piccoli correttivi di questa natura si possono fare. D'altra parte, questo è un organico molto ampio che invece dovrà andare a mandare a giocare molti più giocatori, almeno 5 o 6 sono, se ne arrivassero altri due, sono in esubero, diciamo, anche perché è giusto che tanti ragazzi che sono bravi possano giocare. Io credo, fin da Piacenza, domenica giochiamo una partita, mercoledì prossimo, una partita finta a mio parere, perché se quello che ha detto Gravina poi vi essere mantenuto, perché il Consiglio federale del 18 dovrà ratificare il fatto che se ci sono due stipendi consecutivi non pagati, le società vengono espulse dal campionato, vengono sospese, cioè non sospese, proprio messe fuori, tagliate fuori. Quindi il Piacenza rientra perfettamente in questa casistica. Quindi, considerando anche il fatto che domenica prossima ci giochiamo con l'Entella, che secondo me è un'altra partita fondamentale, forse l'Entella è la squadra più forte che c'è, che però sarà costretta a fare un bel tour de force, compreso quello di mercoledì. L'Arezzo, se giocherà da fresco, avrà un bel vantaggio. Ecco perché io dico, oltretutto l'Arezzo ha una seconda squadra che vale quasi la prima, insomma, se cominci con Zappella, Varutti, Borghini, tu faresti quotare la cosa a quel punto? Io li cambierei tutti, tanto è una partita che secondo me non conta niente, cioè se non per il risultato. Poi prenderanno tutti 0 punti quelli che ha giocato con il Piacenza, perché ripeto, il 18 di dicembre è fissata la riunione del Consiglio federale, che dovrà ratificare le decisioni che hanno già preso, cioè quelle che chi... Perché dopo quello che è successo quest'estate è impossibile che poi anche Gravina non prenda fino in fondo una decisione, ripeto, non avvalli questa decisione che è già stata presa, insomma, no? Quindi se diventa una, diciamo, una partita di questo tipo, è una partita che non darà dei punti, perché poi tutte le squadre che avranno giocato con il Piacenza prenderanno 0 punti. Se questo è vero, e io credo che proprio sia vero, io farei riposare i nostri giocatori mercoledì. Grazie a Giorgio Ciofini, e vedremo questa settimana intensa come si concluderà. Ci vediamo tra poco. Di nuovo insieme ci ha raggiunto Pierangelo Ceccherini, ben trovato. Parleremo quindi anche di Museo Amaranti. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. Allora, cominciamo però vedendo le interviste di ieri. Sentiamo Dal Canto e D'Agostino, allenatore dell'Alessandria. Nello specifico per il gol che abbiamo subito, ci sono state anche oggi un sacco di decisioni mezze e mezze, espulsione compresa, anche perché io stavo guardando Carlo, non apposta, non ha fatto niente per essere espulso. Se parlo vado in prigione stavolta, quindi è meglio che non parlo. Sotto il profilo della gara devo soltanto che ringraziare i giocatori, hanno fatto una grande partita. Il primo tempo è stato equilibrato, un po' più di predominio nella prima parte noi, un po' più loro nella prima parte del secondo tempo. Il secondo tempo, secondo me, la squadra ha fatto una grande gara, forse uno dei migliori che abbiamo fatto qua in casa. Non abbiamo fatto gol, ora è un periodo che non è grasso per noi, passano durante la stagione, se passano e non le perdiamo, secondo me è un buon segnale, quindi vedo il bicchiere di nuovo mezzo pieno e di nuovo come fosse una vittoria quella di oggi, quindi andiamo avanti. Non so se è un caso o meno il fatto che l'Arezzo è stato più pericoloso sulle conclusioni da fuori area che non quando ha avuto modo di colpire dentro l'area di rigore. Anche il gol del pari è arrivato su un'azione personale con questo tiro da fuori di Nello. Ma quando si trovano difese a 5, il campionato di C è pieno, non è facile trovare buchi. La partita prende di solito delle pieghe migliori quando si va in vantaggio e l'avversario è costretto a fare qualcosa di più. Oggi non ci siamo andati in vantaggio, quindi diventa sempre in equilibrio, però non ho niente da rimproverare ai ragazzi, noi dobbiamo solo che proseguire così. Ripeto, lo dissi già domenica scorsa, ci sono dei momenti della stagione dove non tutto gira sempre come vorremmo, però
le prestazioni le facciamo sempre, quindi sono sereno. Ecco, abbiamo preso un gol un po' strano, no? Su una ripartenza, proprio nel momento in cui l'Arezzo stava producendo forse il forcing più importante all'inizio del secondo tempo. Sì, abbiamo preso un contropiede, il calcio ci sta, però non c'è neanche da imputare un errore particolare, sono stati bravi perché comunque davanti hanno della qualità, quindi ci può stare che ogni tanto ci mettano in difficoltà, sono venuti qua a fare la loro partita, però ripeto, sono contento di quello che abbiamo fatto. Nell'arbitraggio cosa ti ha dato più fastidio? La gestione dei cartellini, spezzettare in quel modo, che cosa? Sì, quello di Brunori, secondo me, visto che loro hanno fatto 50 falli su Persano, mi sembra un po' troppo largo, ecco, però più che altro perché qualche cartellino su qui davanti, dove noi siamo una squadra che comunque non attende, tenta di portare via il pallone, quindi un po' ci frena questo fatto qua. L'espulsione di Pelagatti secondo me è regalata. Giudicano come la beffa, perché tu hai preso gol ultimi 20 secondi. Noi abbiamo preso due traverse al primo tempo e il primo tiro per già si era avvertito un po' il pericolo sul tiro cross di Cutolo, dove la voleva mettere in mezzo e poi c'è stata una traiettoria pericolosa, ma comunque è andata sulla traversa e poi il tiro sotto l'incrocio dei pali, dove noi comunque sapevamo che Cutolo era sinistro e noi dovevamo portarlo verso l'esterno negli ultimi 30 secondi. Però sta di fatto che al primo tiro in porta noi prendono sempre l'incrocio e noi dobbiamo costruire 4-5 palle cove e buttarla dentro. Mancava poco per gioire, però l'unico modo che conosco io è lavorare e credere in quello che si sta facendo, perché i ragazzi, tranne la partita col Cuneo, hanno sempre disputato buonissime partite. Siamo una squadra un po' giovane, quindi l'esperienza ogni tanto fa brutti scherzi. È la mancanza di esperienza, però ripeto, i ragazzi meritano la vittoria per quello che stanno dando sul campo. Io credo che se si gioca così e si lavora così, io credo che alla fine ci toglieremo delle soddisfazioni, perché ripeto, i ragazzi lo meritano. Santini a fine partita ha detto qualcosa all'arbitro, sembra aver protestato, alla fine non ha accontentato nemmeno a voi Santoro? No, secondo me l'espulsione c'è stata una manata. L'arbitro era lì a un metro, non so se Santini onestamente, perché poi sono entrato anch'io sul campo per cercare di allontanare i miei e poi c'è stato qualcuno che ha offeso Santini, non dei ragazzi, e stavo andando a salutare anche i ragazzi, i giocatori dell'Arezzo e fargli un in bocca al lupo, qui c'è stata un po' di scaramuccia, ma io non so se era rivolto all'arbitro o era rivolto a qualcuno in particolare, ma non lo posso dire perché non lo so. Non lo so, l'arbitro, come in tutte le gare calde, sentite, ci sta che magari può fare qualche errore, però io ne ho visti di peggio, onestamente. Ecco, un campionato strano, ci chiediamo come mai l'Alessandria è in quella posizione di classifica, sinceramente abbiamo visto una buona squadra. Ma ve lo spiego, noi siamo partiti con 19 giocatori nuovi, è un cambio di programmazione che io ho sposato insieme alla società e insieme ai ragazzi, però 19 giocatori nuovi, assemblarli non è facile, in più abbiamo 9 over e 16 under che devono crescere, che stanno giocando, noi ne facciamo giocare sempre 4-5, poi chi entra è quasi sempre un under, quindi ci vuole un po' di tempo. A noi ci mancano 5-6 punti, i punti di oggi, i punti di Olbia, i punti col Gozzano, però credo che alla fine, per come si sta lavorando e per quello che vedono anche gli addetti ai lavori, questa è una squadra che non merita questa classifica, merita una classifica più alta, perché se viene ad Arezzo contro una squadra forte che gioca un bel calcio e se la gioca a viso aperto, se la gioca bene, significa che ci manca qualche punto, altrimenti tutte le squadre in difficoltà vengono ad Arezzo e rischiano di prendere 2-3-0, perché l'Arezzo ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Allora Pierangelo, sono quelle gioie, diciamo, dopo tante invece così docce fredde subite, tante, diciamo due subite al 94esimo, come era accaduto col gol di Persano a inizio stagione, l'Arezzo è riuscito a segnare, a evitare comunque una sconfitta che mantiene intanto lo stadio di Arezzo imbattuto. Sì, c'era successo anche con l'Arzachena di aver segnato all'ultimo secondo. Sì, è stato un gol importante al di là del punto in più, perché si mantiene l'imbattibilità casalinga e poi tante volte è anche un fatto morale, un fatto di mantenere un'imbattibilità casalinga, è una cosa secondo me importante anche per il morale dei ragazzi. Una squadra a questo punto secondo te
manca l'Entella, no? Poi più o meno le squadre, diciamo, quelle significative sono state affrontate. Tra l'altro tra un po' inizierà anche il girone di ritorno. Che cosa può dare questo Arezzo? Secondo te può mantenere, può avere la forza, no, di mantenere una posizione, ecco, che ne so, tra il terzo e il quarto posto, come più o meno si profila adesso? Ma io penso di sì, forse, diciamo, forse quarto, quinto, sesto, quelle che ci sono ora. E poi ho visto la Pro Vercelli che ha due partite in meno e mi sembra un punto meno, e l'Entella che ha sei partite in meno e quattro punti in meno, sì, che penso che queste due prima o poi... Ma a livello di gioco nessuna squadra effettivamente ci ha messo in grosse difficoltà, forse in delle fasi della partita, diciamo il Novara, anche la stessa Pro Vercelli in casa, però insomma sulle prime posizioni ci possiamo stare, anche penso in una zona playoff. Poi ieri c'è stato un momento, no, in cui la partita non si sbloccava, Cutolo aveva iniziato il riscaldamento, no, poi non sappiamo che autonomia avesse, perché poi forse è stato ancora velocizzato il suo ingresso dopo il gol di De Luca. E dal canto ci ha fatto vedere, no, varie gestioni dei secondi tempi, in alcuni casi non sono stati fatti cambi, praticamente ieri è stato fatto nel momento in cui l'Arezzo è andato sotto, perché sì, inevitabilmente, altre volte invece, ecco, sono stati fatti più variazioni, che dalla tribuna arrivava ogni tanto qualche input, no, di cercare di cambiare qualcosa. Tu, anche col tuo passato, diciamo, avresti cambiato qualche, senza ovviamente fare critica a nessuno, è solo lo sport da bar dove tra l'altro siamo in questo momento, avresti cambiato qualcosa prima? Ma non so, ma ad accanto è stato fatto molte volte una domanda di questo genere, ha sempre detto che quando la squadra più o meno va bene lui non è per fare troppi cambi, sia a livello di formazione di partita in partita sia nella stessa partita. Ieri ha fatto, appena siamo andati sotto, ha messo Cutolo in una zona laterale del campo e Bruschin in un'altra zona laterale, praticamente si giocava quasi con quattro punte, ma in quel momento penso che era l'unica cosa da fare, ha cercato anche un pochino di fare più densità in una posizione di campo dove loro erano tutti dietro della palla. E io penso che a questo allenatore non è che c'è da dirgli molto, poi li vede durante la settimana, li segue, sa come stanno dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche morale, e io penso che ci sia poco da dire. Tra l'altro ieri ha azzeccato secondo me anche il modo in cui ha sopperito all'assenza di Basit, no? Nel senso con l'inserimento di Tassi e Foglia, no? Che agiva in un'altra posizione. Sì, nel primo tempo Foglia ha fatto praticamente il ruolo di Basit e Tassi giocava da mezzala. Poi dopo nel secondo tempo ha un po' cambiato, infatti Tassi quando l'abbiamo acquistato l'abbiamo anche proprio acquistato, mi sembra, e lo stesso Buglio erano dei giocatori che erano abbastanza considerati come ruolo davanti alla difesa. Lo stesso Foglia è un buon centrocampista, sì, ha cercato di cambiare, purtroppo... Nelle ultime partite la squadra non è brillantissima come nelle prime, però insomma ci sta, non si può tutto il campionato avere lo stesso andamento. Mi ho sentito dal canto che dice oggi non parlo dell'arbitraggio se no mi mettono in prigione, ha detto così. Secondo te, ecco, c'è questo clima un po' esagerato, perché ieri, a parte l'episodio di Pelagatti, no, la gestione ha dato fastidio, come diceva prima Giorgio Cioffini, però ecco, non c'è stato, ecco, l'episodio come la settimana prima che effettivamente poteva spostare, no, il risultato. Ma devo dire che ieri l'arbitraggio è stato effettivamente, come ha detto Giorgio, molto molto fastidioso. Non è che ha preso delle decisioni clamorosamente contrarie alla nostra squadra, però un arbitraggio spreciso, Pignolo, ha fatto ribattere 10 punizioni facendo spostare il pallone di 5 metri nella metà campo. Sotto la metà campo, insomma, un po' arrogante, insomma, sono questi arbitraggi che rimangono impresso non tanto per l'errore ma per il fastidio che lasciano a chi vede la partita. Io penso che quando si va a vedere una partita bisognerebbe vedere, non dico uno spettacolo, che in Serie C non ci sono grandissimi spettacoli, ma insomma più il gioco, cercare di farlo meno spezzettato possibile, mentre invece fischiava continuamente. Poi anche la gestione delle ammonizioni non mi sono assolutamente piaciute.
Ci fermiamo un secondo, torniamo tra poco. Di nuovo insieme, allora adesso ascoltiamo la voce proprio di Agnello Cutolo, grande protagonista con questo gran gol al 94esimo, e poi sentiremo anche per la prima volta Pinto. Peccato per il risultato, perché ecco, nell'ultimo periodo siamo abituati a vincerle spesso in casa, però penso che comunque sia un punto importante, perché di fronte c'avevamo, secondo me, un'ottima Alessandria. Al di là di quello che dice la classifica, penso che, presi uno per uno, sono giocatori esperti di questa categoria, e non a caso si è visto in campo, perché nella prima parte di gioco l'abbiamo sofferto. Poi ecco, sono contento del mio rientro con il gol, e per i miei compagni, perché veramente non si risparmiano mai, e questo è una prerogativa che dobbiamo tenerci stretta e portarla, ma sono straconvinto che da qui alla fine sarà sempre così, perché questo è un grande gruppo che veramente difficilmente vuole perdere le partite. Ecco, ma come hai visto la partita, al di là del gol che ha preso Alessandria, il momento migliore dell'Arezzo, le decisioni arbitrali, come l'hai vista dal campo? La seconda partita in cui si parla più dell'arbitro forse che non della prestazione della squadra. A me sinceramente non mi piace parlare dell'arbitro, perché non sono abituato a fare questo. L'arbitro ha gestito la partita come ha potuto, se ha sbagliato lo sa lui, ma a me non piace parlare dell'arbitro. A me piace parlare che di fronte avevamo un ottimo Alessandria, che nel primo tempo l'abbiamo subita, perché veramente sono stati bravissimi, perché penso che nel primo tempo ci abbiano creato tante difficoltà, a differenza della seconda frazione di gioco, dove l'Arezzo ha fatto quello che ha sempre fatto in questo campionato, e li abbiamo messi in grande difficoltà. Peccato, perché abbiamo subito un gol e dopo in svantaggio è diventato un po' tutto più difficile. Però ecco, la squadra non si è mai snaturata e ha cercato di agguantare il risultato fino al 94esimo. Quanto è stata liberatoria quella corsa? Abbastanza, anche con un rischio di farmi saltare qualche altra fibra, però veramente in quel momento non ci pensi, è stata più una liberazione. Ha spaccato la partita, ma non è che, cioè, noi t'adoriamo, insomma, sappiamo che giocatore di grandissimo livello sei. Una traversa e un gol, veramente non finisci più di stupire. No, io sono solo, mi metto sempre a disposizione dei miei compagni e del mister, perché è quello che mi piace fare più di tutto, ecco. E posso dirvi che mi emoziono ancora, cioè anche a 35-36 anni io vivo ancora per queste emozioni, e questo spero di portarmelo dietro il più lungo possibile. E poi veramente, cioè, mi gratifica tantissimo far parte di questo gruppo, perché sono loro a trascinare me con l'entusiasmo che mi fanno vivere tutti i giorni, quindi sono contento di questo. Un'ottima prestazione ancora una volta, sei uno dei giocatori più impiegati in questa Arezzo in fase difensiva, te lo saresti aspettato quando quest'estate hai scelto l'Arezzo? Ma, sinceramente no, però io sono arrivato qui in punta di piedi con umiltà, e ringrazio il mister, la società e tutti quanti per la possibilità che mi stanno dando. C'è stata l'espulsione di Pelagatti mercoledì a Piacenza, insomma, dovrai guidare la difesa. Intanto però ti chiedo che sensazioni hai al termine di questa partita, perché si è parlato dell'arbitro, di alcune decisioni che insomma hanno danneggiato l'Arezzo, sembra, per la seconda domenica consecutiva. Ma l'arbitro fa il suo lavoro e va rispettato, come noi facciamo il nostro lavoro e andiamo rispettati, quindi sull'arbitro non mi esprimo. Piacenza, andiamo lì cercando di vincere come abbiamo fatto oggi. Soprattutto oggi, insomma, sembravate davvero vicini, e poi nel momento migliore è arrivato questo gol, se così si può dire, a freddo, però è stata bella anche la reazione. Sì, soprattutto la reazione è stata bella. È arrivato nel momento migliore nostro, sì, però siamo stati bravi a reagire e a crederci fino all'ultimo. Avete un po' perso la speranza quando poi ci sono state quelle due punizioni contro, no? Sulla bandierina, mi sembrava quasi finita. Non abbiamo mai perso la speranza, ci abbiamo sempre creduto. Guarda, Cutolo è stato un prospetto veramente importante per l'Arezzo negli ultimi due anni. Io mi ricordo che Cutolo, il primo Cutolo, era un pochino sbarazzino, qualche volta era un pochino anche fuori delle righe. Ora è diventato un vero leader,
non sbaglia al di là delle partite, che è molto importante in campo, ma anche fuori del campo vedo che ha una statura da leader molto 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 importante, presa già l'anno scorso quando Moscardelli per vari motivi è rimasto fuori sia per squalifica che per infortunio. Quest'anno lo sta mantenendo lui, Luciani, Foglia. Effettivamente la vecchia guardia sta andando bene, sta facendo crescere dei ragazzi veramente interessanti, perché noi abbiamo 4-5 giovani veramente veramente interessanti. Moscardelli, che invece a Pisa non riesce, almeno non è che guardiamo tutte le partite del Pisa, però anche così a dare un'occhiata, anche ieri nei tre gol del Pisa in casa della Juventus non è andato a segno, una gara sufficiente, insomma non riesce in una piazza così, no, che magari c'erano tutte le motivazioni per fare bene, a esplodere come ha fatto qua, no? Ma vedo che, leggendo la formazione del Pisa, ci sono giocatori di grande personalità. Qui ad Arezzo forse lui era il leader indiscusso, lì ci sono delle grosse personalità e anche dei grossi attaccanti, che molte volte è rimasto anche in panchina perché i vari Marconi ed altri, insomma, sono dei giocatori importanti per la Serie C. E poi, bene o male, un anno in più, insomma, sono 39. Facciamo un esercizio di fantasia. Che cosa avrebbe voluto fare Moscardelli con questa squadra? Ma io penso che ci avrebbe fatto comodo. Ci avrebbe fatto comodo non per sminuire il valore dei nostri attaccanti, però Persano ha fatto le sue reti, ma qualche volta un pochino soffre questa categoria, mi sembra. E Brunori è un ottimo giocatore, però non è una prima punta, è un giocatore che gli piace svariare, direi anche, è stata anche una bella sorpresa, giocatore importante. Cutolo lo conosciamo con i suoi pro e contro, nel senso anche Cutolo a 35 anni ci avrebbe, penso, fatto comodo, come ci potrebbe far comodo qualcosina se la società decide di metterci qualcosa al mercato di gennaio. Diciamo due parole sul Museo Amaranto. C'è stata questa bella serata che abbiamo fatto vedere dei portieri, no? Proprio la settimana scorsa abbiamo ascoltato la lunga intervista con Nando Orsi e abbiamo sentito anche Tardioli. Ecco, sono dei momenti al di là, no, di quello che è il museo e quindi di quello che uno può vedere, ma anche bello ascoltare, magari quando sono serate di questo tipo, dei protagonisti della storia Amaranto. Ma guarda, noi siamo 4-5 amici che abbiamo questa passione, una grossa passione che viene da lontano per tutto quello che riguarda la tradizione, la storia dei colori Amaranto. Noi non abbiamo una grandissima tradizione, perché se si pensa che siamo stati soltanto 16 anni in Serie B, in quattro volte, un anno, sei anni, tre anni. Però io sono convinto che, cioè sono convinto, mi piace tantissimo guardare il passato, seguire i giocatori, i calciatori, che fine hanno fatto, che purtroppo molti non ci sono più. E allora niente, abbiamo fatto piano piano questa iniziativa, sta crescendo, ora faremo anche qualcosina dal punto di vista delle stanze lì, che sono 5-6 stanze, vorremmo un pochino allargarle, fare qualcosa dal punto di vista proprio della muratura. E poi abbiamo fatto queste iniziative, che ogni tanto facciamo queste iniziative, tanto per dirne una, sabato mattina è venuto a trovarci Massimo Quercioli, che abita a Varese, e è rimasto impressionato da tutte le fotografie, gli abbiamo regalato le sue foto fin dal settore giovanile, è stato veramente un'ottima mattinata. Nel frattempo Bobo Pilleddu ci ha mandato delle maglie, delle tute che erano le sue quando è venuto, quando giocava nell'Arezzo. Abbiamo fatto questa serata con Nando Orsi, che è stata un'ottima serata, anche perché era una serata dedicata ai portieri e hanno partecipato Fabbri, Tardioli, Arrigucci, Mariutti, insomma diversi portieri. E poi si era presentato una venticinquina di maglie dei portieri di tutte le annate. E le fotografie dal Pinella Rossi, che è del 1961, fino ai nostri tre portieri. Sì, che è stata una cosa molto interessante, ha partecipato anche diversa gente, addetti ai lavori, insomma, ci piace queste cose. E c'era anche Pelagotti, il presente. Sì, c'erano Pelagotti, per di più con la moglie e la bambina. No, è stato anche molto interessante.
le disquisizioni e i colloqui che Orsi, mentre presentava il libro, aveva con i vari Tardioli, Fabbri, lo stesso Pelagotti, pensando ai tempi passati e anche all'evoluzione del ruolo del portiere che c'è stato in questi ultimi anni. Ecco, diciamo che con questa variabilità, volubilità dei giocatori del calcio di oggi, soprattutto in C, in B, ma soprattutto in C, dove i giocatori, no, spesso cambiano ogni sei mesi addirittura, è difficile, no, creare un legame. Infatti già all'Arezzo che ci sono giocatori come i Senatori, come Foglia, come Luciani, no? Lo stesso Cutolo, è già una rarità, sì, se sì, vogliamo, no? Sì. E potrebbero essere ascritti anche per l'impresa totale a far parte del museo, no? Sì, sì, no, che fanno parte tutti quelli che hanno giocato con la maglia Amaranto, bene o male, fanno parte del museo. Abbiamo una foto di tutti, anche di chi ha fatto due presenze. Certamente basta guardare l'albo d'oro delle presenze, primo Butti, poi Neri, poi Malisa, poi dei tempi che i calciatori stavano 7-8 anni sulla stessa società. Ora, dopo la legge Bosman, non ci sono più queste situazioni. Ora, quando un giocatore c'è stato 3 anni, è già tantissimo tempo. E, guardando l'albo d'oro, ci si rende conto di quanto sono cambiati i tempi. Grazie Pierangelo, complimenti ovviamente anche a Stefano Turchi e a tutto il Museo Amaranto. Ci vediamo la prossima settimana.